Happy birthday! Thank you so much. Yeah. So did you celebrate yesterday? Yeah, I'm on tour at the moment in the UK with Ella Eyre, so I was performing in Scotland, in Glasgow, on my birthday, so I was really happy. Oh, lei si trova in tour in questo momento, era in Scozia ieri e ha comunque festeggiato il suo compleanno, il suo 15° compleanno. Va sottolineato, lei è molto giovane, ma già ha fatto dei numeri pazzeschi. Do you like Alice in Wonderland? Yeah. Sembra uscita un po' da Alice nel Paese delle Meraviglie. Beh, effettivamente la sua è un po' una storia da fiaba. La sua, your story is like a fairy tale, right? Tell us something about it. I mean, tell us your story. When I was younger, when I was 8, I started having singing lessons and piano lessons, and I really enjoyed music, and my parents really pushed me to embrace different sorts of things like music and art and all of these things, and I got really drawn towards music. So when I was 10, I started posting videos on YouTube, and then I just carried on posting it for like 4 or 5 years now, and we got noticed by a label and we started getting really serious about it, and now we're doing lots of traveling and promoting my music with your parents' consent. Allora lei ha iniziato 8 anni intanto prendendo lezioni di piano, canto, era proprio molto addentro alla musica, una passione che poi è andata avanti, e a 10 anni ha cominciato a mettere video su YouTube e ho chiesto, ma avevi il consenso dei genitori? Ho detto certamente, che sono diventati virali in pochissimo tempo. Lei faceva delle cover nella sua cameretta, in your bedroom, right? Yes. Faceva questi video e la gente diceva, ma chi è? Ma che voce ha? Ed era ancora una bambina, lo è ancora, però insomma è cresciuta mano a mano, ormai sono 4 anni che su YouTube è diventato un fenomeno che l'ha portata poi alla firma di un contratto discografico, collaborazione con DJ che tu ben conosci, insomma. E certo, Robin Schulz, Felix Jan. Tell us more about this collaboration. So with Robin, me and Robin are on the same label, so he sent me a song and I listened to it and I really loved it, so I sang Song Goes Down and we put it out. With Felix, what happened is I posted my cover of Ain't Nobody on my YouTube channel. Felix found it and he remixed it and he sent it to me and I heard it and I absolutely loved it. So this was ages ago, but me and Felix became friends online for a year, and we Skyped and we sent messages on Twitter all the time, and it's like we became really good friends, and then a year after we decided to release Ain't Nobody. Cioè vedi come succedono le cose, da una cosa nasce l'altra. Song Goes Down è stato il pezzo che ha fatto con Robin Schulz, sono nella stessa etichetta discografica, quindi insomma è stato abbastanza facile, se vogliamo, metterli insieme. Con Felix invece è un'altra storia, perché lei aveva fatto la cover di Ain't Nobody di Chaka Khan. Felix l'ha sentita, l'ha remixata, gliel'ha mandata, e poi da quel momento sono diventati molto amici, si parlano via video, Skype e quant'altro, insomma sono diventati anche molto molto amici, ed è nata questa bella collaborazione. È una nuova generazione che nasce tutta anche da questi nuovi canali come YouTube. Per chi ancora non avesse capito chi è la nostra ospite quest'oggi, Jasmine Thompson, ascoltando questa canzone che sta diventando un vero e proprio tormentone, insomma capirete. Jasmine Thompson su RTL 105, Adore. Adore, Jasmine Thompson, che è anche un EP dove trovate questa canzone, trovate anche la sua versione di Ain't Nobody, insomma ci sono belle canzoni in attesa poi magari di un album completo. Sì, insomma ci ha detto fuori onda che sta lavorando a questo album. Prima domanda che mi viene spontanea, why Ain't Nobody of Chaka Khan? It's an incredible song. Like, I love the original version. Like, Chaka Khan is an incredible person, an amazing singer. And I thought that the lyrics in the song were really beautiful and I could really connect to them. And it's a really beautiful melody. And I really like the idea of turning like a R&B classic into like a piano pop, like into a ballad. And it's a beautiful song, so I really wanted to sing it. Beh, innanzitutto perché è una bellissima canzone, si poteva tradurre bene dall'R&B, che era la versione originale, a una versione più piano e voce pop, e ha detto insomma una canzone che le piaceva particolarmente, quindi voleva un po' misurarsi. But what about school? You're 15, so you're on tour, you're going to LA. I left school recently. I left school a year ago to do homeschool, so I have tutors while I'm on tour, so it's like I still get to do music and keep up with school at the same time. Hai capito? Perché c'hanno sta cosa che puoi fare la scuola a casa, homeschooling la chiamano. Sì. Quindi lei non va più nella scuola, diciamo, quella normale fisicamente, ma studia da casa. Ecco, questo per far capire anche a tutti i ragazzi e le ragazze. Salutiamo mamma Ian che ci ascoltano sicuramente. Che ci ascoltano da casa. Cioè, non è vero che volere è potere, però
però si può fare questo motto, come sta facendo lei. Fra poco ritorniamo, restate lì con Jasmine Thompson che oggi è ospite qui in That Flight e che ieri ha compiuto 15 anni. Questa è una cosa che voglio continuare a sottolineare per dire che lei è giovanissima, già talento da vendere, ha fatto di tutto insomma con YouTube per far venire fuori questo talento e farlo conoscere a più persone, e poi ecco il risultato, pubblicato degli album di cover, adesso questo EP, e in arrivo prossimamente c'è anche un album. E certo, e non solo, l'ultimo brano che ha fatto, cioè Adoro, che passiamo, a qualcosa come 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, per farvi capire proprio l'entità di questo grande successo che sta avendo questa ragazza. So tell us more about the new album. I mean, you're going to LA to work on the new songs. Yeah, so I think what's going to happen is I'm going to go over to LA for like a couple of months, or New York, do some more songwriting sessions over there, because yeah, we're just going to do lots more songwriting, and hopefully sometime next year I'm going to be releasing an album. Ok, l'anno prossimo dovrebbe pubblicare l'album nuovo, andrà a Los Angeles, a New York, tutte le sessioni di scrittura, di registrazione delle nuove canzoni, che dobbiamo aspettare ancora un po', nel 2016 uscirà. Ma adesso vedo un chitarrista che si chiama Ben, welcome Ben. Ok, che è qua, perché siccome il tutto è nato proprio nella sua cameretta, come diciamo noi, nella piccola stanza con una chitarra così, con delle cover, noi ve la facciamo sentire proprio live con una chitarra e la sua voce. Are you ready? Yes. Jasmine Thompson, live on RTL 102.5, su RTL 102.5, Jasmine Thompson. Nice one! Awesome! Thank you! Wow. Have you ever been like this, I mean, since you were five, singing like this, or something, you know, improving? I mean, I've had like singing lessons and stuff like that, and I guess like my voice is always going to be developing, but wow. Yeah, it's fun. Cioè, aveva già il dono, però ovviamente poi ha preso delle lezioni, ha affinato un po' quello che era un talento innegabile, voglio dire. Mi ha colpito molto, oltre all'utilizzo, La gestualità che ha, perché ovviamente noi abbiamo la radiovisione sul canale 36 del digitale 16.4 di Skype, ma per chi è in radio e sente questa voce così, la gestualità, no? You move your hand. Oh yeah, it kind of helps. It's really nice. È un po', dice, perché le dà una maggiore, l'aiuta, ecco, nell'espressività della canzone. Is this the kind of music that you wanted to make, this kind of, because you also had some dance songs. Yeah. What is the music, the direction that you have for? So my journey has basically been like, at the start for my YouTube covers, it's just been like piano and vocals and like really kind of soft and quiet and emotional. Recently I've been doing songs with like Robin Schulz and Felix Yan, which are in the EDM stuff, but I think my direction for the album that I'm going to make is going to be more towards my YouTube style, like more kind of organic and stripped back, just piano and vocal really. No, questa è la direzione che lei vuole prendere. Ho detto sì, è vero, con Felix e con Robin Schulz ho fatto le cose più elettroniche, sì, più dense, ma in realtà voglio tornare a quella che è la base, insomma, a un lavoro più organico, che era quello che poi lei ha lanciato su YouTube, una cosa più semplice, più grezza se vogliamo, pianoforte, voce, comunque una cosa molto più intensa a livello di espressività. Anche perché lei suona il piano e poi ci sono sempre i remix. Allora, thank you very much. Thank you. Have a good life, have a lot of things. Thank Are you coming back for, you know, live shows? I hope so, nothing's confirmed yet, but I really do want to do more performances in Italy. Ok, ancora non si sa se ci sarà un tour, però prima facciamo pubblicare l'album e poi vediamo. E poi però lei se lo augura veramente. Thank you very much for being here. Thank you. Ben on guitar. Thank you. Grazie mille a Jasmine Thompson. Signore e signori, tra poco Password. RTL 102.5.